Stati pubblicati oggi i nomi dei 215 maestri del gusto per il nuovo biennio, la selezione delle migliori imprese dell'enogastronomia torinese operata dalla Camera di Commercio con Slow Food, compie 20 anni e si adegua ai tempi. Maura Fassio. Purtroppo non possiamo fare la consueta cerimonia di premiazione che rinviamo al prossimo anno, però oggi ci teniamo ad annunciare i nuovi maestri che entrano nella grande famiglia dei maestri del gusto. Per trovare le 215 imprese eccellenti del 2021-22 basta andare sul sito maestridelgustotorino.com. 26 categorie, 190 riconferme, 25 new entry selezionate tra 60 nuovi candidati. Tra questi la pasticcera Elena Serra, che realizza microbignole da 4 a 9 grammi per condensare un intero mondo di sapori in un vassoio da un chilo. Artigianalità totale e creatività senza limiti hanno partorito la torta Lockdown. Sì, la torta Lockdown è una torta nata per non penalizzare anche il fatto di essere in pochi in casa e di poter mangiare all'interno della stessa torta più gusti di torta, per esempio nocciola e pistacchio o crema e cioccolato. Per 5 bienni consecutivi, quindi maestra da sempre, Claudia Carità, che in una delle prime torrefazioni di Torino, oggi bottega storica, continua a sperimentare miscele di terre da tutto il mondo e nuove ricette, collaborando anche con altri maestri. Con la Bottega dei Bombi quest'anno per Natale abbiamo creato questa ricetta a base storica di Torino, presente nei ricettari di Casa Reale, tè verde con estratto di arancia e un po' di limone, creato e realizzato da lei a Ginevrina. Igiene, qualità e trasparenza delle materie prime, buone pratiche, i requisiti per diventare o restare maestri del gusto sono parecchi e controllati dal laboratorio chimico della Camera di Commercio con Slow Food, standard di qualità che non tutti infatti riescono a mantenere.